amici. Lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Freddoloso. Preso, tocca a te. Fa davvero troppo caldo. Hai proprio ragione. Ciao amici, sono felice di vedervi di nuovo. Oggi nel nostro castello fa troppo caldo per giocare. Troppo caldo. Dobbiamo assolutamente scoprire perché fa così caldo. C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va? Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozzona. La bozzona! Coraggio, amici! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto. Così entreremo in azione presto presto. Create la vostra bozzona. Ci siamo quasi. Ecco. Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria, così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce. Quando insieme a me vi muovete e energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo potenza! Il mago, sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Ci si potrebbe friggere un uovo di struzzo qui dentro. Non capisco, fa troppo caldo persino per giocare. Ma perché oggi al castello non si riesce a respirare? Cosa potrebbe essere? Fatemi vedere. Ahà, è il freddoloso. Il freddoloso. Il freddoloso sempre freddo sente. Ha freddo tutto l'anno, trema continuamente. Ai brividi desidera il caldo rovente per scaldarsi il naso e i piedi completamente. È perché trema che il calore lui ama. Ma noi invece stiamo bollendo qui. E se la sua stufa rimarrà accesa farà così caldo che nessuno potrà più giocare. C'è soltanto una cosa da fare. Trovare questo freddoloso prima che riscaldi tutto il mondo. Per trovare il freddoloso dovrete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! Il freddoloso! Trovate quelle tre porte e troverete il freddoloso! Grazie mille, mago!
È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Oh, quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3, poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Uno struzzo! Probabilmente anche lui oggi sarà uno struzzo sudato! È chiuso! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come un albero! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta dello struzzo! Andiamo! Fa molto caldo anche qui! Wow! Che struzzo dall'aria imponente! Credo che sia il re! Vedete la nostra prossima porta? Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Ops. Ma perché questi sciocchi struzzi non ci lasciano passare? Benvenuti alla corte dello struzzo faraone, che ha perduto 3 pietre del suo medaglione! Aiutatelo a trovarle scavando nella sabbia e vi farà passare senza mettervi in gabbia! Quindi dobbiamo trovare 3 pietre sepolte nella sabbia? Ma come possiamo riuscirci? Per trovare le 3 pietre dello struzzo faraone, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per trovare 3 pietre scomparse sotto la sabbia? Un canguro che salta? Una medusa che si dimena? O una talpa che scava? Una talpa che scava? Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per trovare le pietre perdute del faraone dovremo scavare, scavare, scavare come fanno le talpe. State a guardare me. Daisy si impegna molto a fare la talpa. Scaviamo anche noi come fanno le talpe. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3. Poi fate come me. 1, 2, 3. Via! Forza, forza!
faccia muovete. Continuate a scavare e le tre pietre presto troverete. Scava e sposta. Sposta e scava. Ridiamo al faraone le pietre che indossava. Guarda, una pietra! È la prima! Ne mancano altre due. Continuate a scavare, amici miei! La seconda pietra! Ottimo lavoro, amici! Lavoriamo bene insieme! Continuiamo a scavare, ne manca solamente una! Forza, amici! Scavate più a fondo! Oh oh! Mi serve altra energia! Scavate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima Bow Potenza! Scavate, amici cari! Quella pietra è qui da qualche parte! Ne sono sicura! La terza pietra! Ottimo lavoro, amici miei! Eh? Oh! Andateci piano, stronzi! L'abbiamo fatta, amici! Abbiamo aiutato lo struzzo faraone! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Davvero un ballo da sballo, amici miei! La seconda porta! Un ippopotamo! Fa ancora molto caldo! Spero che sia un ippopotamo che vive al Polo Nord! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! No! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un gigante! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Forza, oltrepassiamo la porta dell'ippopotamo. Andiamo, amici miei. Siamo finiti su una spiaggia. E fa persino più caldo qui. Per caso vedete l'ultima porta? Guarda, eccola lì. Forza, amici miei. Scatta! Scatta! Il sole ha reso la sabbia rovente. Non ci si può camminare. Come faremo a raggiungere la nostra porta? Benvenuti sulla spiaggia degli ippopotami. Sotto il sole d'estate, queste immense creature stanno sdraiate. La sabbia scotta molto, i vostri piedi farà bruciare. Quindi per raggiungere la porta da un ippopotamo all'altro dovrete saltare. Ma come facciamo a saltare da un ippopotamo all'altro? Per saltare sugli ippopotami dovrete imitare un animale. Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per saltare da un ippopotamo all'altro senza toccare la sabbia rovente? Un piccolo insetto che cammina?
Una rana che salta? O una scimmia che si arrampica? Una rana che salta? Ottima scelta! Per oltrepassare la spiaggia degli ippopotami dobbiamo fare hop, hop, hop come fanno le rane. State a guardare me. Hop. Daisy sta facendo dei balzi davvero sorprendenti. Imitiamo le rane anche noi. Siete nella vostra bozzana? Bene, ora conto fino a tre. Poi saltate con me. Uno, due, tre, via! Saltate con me, amici! Hop, 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 ranocchiette! Su queste pance dovete saltare! Piegate le ginocchia e fate un balzo! Su tutti quanti occorre passare! Continuate così! Poca energia! Saltate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima boa potenza! Siamo quasi arrivati alla meta, forza! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato la spiaggia degli ippopotami! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici, ballate! Ballo da spiaggia spassoso, amici miei! Wow! Che splendida coperta! Com'è stato gentile! Oh, è molto calda! Si è riscaldata al sole! Una super coperta calda sole! Sarà meglio tenerla da parte, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il freddoloso! Non è chiusa! Andiamo a spegnere quella stufa! Sorprende che faccia così caldo qui dentro. La fornace è rovente. Guarda! Il freddoloso! Poverino, sta tremando di freddo. Sta addirittura alzando la temperatura. Troppo caldo! Troppo caldo! Se solo avessimo qualcosa che lo potesse tenere bello caldo, allora forse spegnerebbe questa enorme stufa. Non ora, Daisy. Ho troppo caldo per la tua super coperta caldo sole. Aspetta un momento. La super coperta caldo sole. Questa terrà il freddoloso bello caldo. Bravo, draghetto Daisy, sei un vero genio. Datti da fare. Amici, state a guardare. Oh, è così soffice e calda. Meglio. E il freddoloso visse al caldo felice e contento.
tocca a te. Giocare è molto più divertente ora che non fa così caldo. Molto più divertente. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo spento la stufa e scaldato il freddoloso. Anche grazie a voi. Siete sempre nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti, anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Amici miei, e ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!